Telegram Desktop in 5 minuti. Ci riusciremo? È una sfida che mi si ripropone. Adesso, dopo il tutorialone che vi lascerò comunque nelle note di questo video, che dura 1 ora e un quarto, proviamo a farlo durare solo 5 minuti. Lo scopriamo molto velocemente. Dopo avervi ricordato di iscrivervi al canale e venite su Telegram, che nel mio caso è Giolina Smir 909 Luigi. Ecco qui. Adesso, una volta scaricato Telegram, lo possiamo scaricare da qualsiasi browser. Oddio, che sta succedendo? Lo mettiamo piccolino un attimo, che adesso vi mostro anche il cursore. Eccolo qui. Andiamo a scaricarlo da Google, dal telefono, o dal telefono, però non penso, combinato casini col computer, però vabbè. Andiamo a vedere prima come le impostazioni. Un attimo, che adesso ci sono delle cose private. Privacy e sicurezza. Ecco qui il mio schermo. Molto bene. Andiamo. Qui possiamo leggere gli utenti che abbiamo bloccato. Attivare la verifica in 2 passaggi. Adesso io la disattivo. Ok, adesso io la disattivo. Non ve la dirò mai. Rimuovi. Adesso, per riattivarla, basta attivare attiva verifica in 2 passaggi. A cosa serve? Serve, tipo, è successo ad alcuni di voi, penso, che è successo a tante persone. Scusate, è successo un casino. È successo a tante persone che Telegram viene rubato il proprio numero. Quindi, attivando questa modalità, noi possiamo. Adesso io faccio. Metto le mie credenziali. Luigi. Una mail di recupero. Ok, mettiamo la mia. Mettiamo la mia. Chiocciola. Gmail. Tipo, ho messo questo. Una volta fatto, salva. Qua ci. Io faccio annulla, perché io voglio mettiamo solo la password, dai, perché se non ci mettiamo troppo tempo. Aspettate, qua possiamo mettere un suggerimento, la scriviamo 2, 3, 4 ad esempio, clicchiamo salva, salta email. Ok, bene, possiamo andare anche a mettere in impostazioni chat, a mettere un tema, quello giorno, che è il classico giorno, colorato, che io voglio mettere, o che schifezza, però è bello, dai, mi piace, o quello notte, molto carino, oppure crearne uno noi, quindi modificando il tema ne possiamo, ecco, crearne uno da noi. Metto questo ad esempio. Possiamo mettere un'immagine, questo non ci interessa. Adesso andiamo a vedere come si manda un messaggio a una persona. In questo caso me lo invio a me stesso, tipo: ciao, io sono Mirne. Lo inviamo. Non spiego adesso come si fanno le formattazioni, ma io adesso ne faccio uno. Faccio una, vediamo, quindi andiamo qui, formattazione. Adesso non vi, perché ci sono dei bei tutorial nei miei canali, possiamo mettere delle trasformazioni, adesso non ve lo spiego. Andiamo a vedere come si chiama una persona, ve lo dico, è molto molto facile. Ah no, andiamo a vedere come si crea un gruppo, un canale. Creiamo prima un canale, lo chiamiamo Viva Pizza. Chi non ama la pizza? La descrizione. Possiamo scegliere di mettere un canale pubblico o privato. Io metto canale pubblico, quindi scriviamo
T.mi pizza sempre care. Pizza sempre oppure viva pizza. Ok, se qua non lo fate perché ne avrete in giro e avete un nuovo canale. Possiamo creare un gruppo? Ma certo che sì, crea un nuovo gruppo, un gruppo di prova avanti. Selezioniamo tutti o quelli che vogliamo. Io adesso non lo faccio e clicchiamo avanti. Andiamo in termino 1, mettiamo questo, crea e ce l'abbiamo. Bene, andiamo a vedere infine come si chiamano le persone. Non spiegate come ci sono le cartelle perché c'è un video bello. Ad esempio chiamiamo una persona che è un canale molto morto. Vediamo. Vediamo Antonio. Possiamo cliccare per chiamarli. Questo. Stiamo chiamando, non mi funziona più il mouse. Li agganciamo. Bene, vediamo un po'. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sono 6 minuti, dai, possiamo dire che la sfida è stata superata. Vi ricordo di iscrivervi al canale e venite su Telegram, chiocciolina Smirne909Luigi, smirne.me, sito nuovo. Adesso io vi do un grossissimo saluto, un abbraccione e al prossimo video. A presto!